Presidente, un ringraziamento ovviamente alla Sindaca, all'Assessore, all'Unicef degnamente rappresentato per aver caldeggiato e promosso la presentazione e la discussione su questa proposta di delibera che aggiunge un tassello estremamente importante a delle iniziative che già noi come Roma Capitale, come Consiglio di Roma Capitale abbiamo approvato ed attuato, anche delibere presentate dall'opposizione che magari erano state bocciate nella precedente consiliatura e mi riferisco all'attenzione posta alle mamme per dare nei nidi latte materno oppure per la realizzazione dei punti mamma all'interno delle strutture comunali e municipali. Tutte proposte che noi abbiamo approvato e, ripeto, erano state in qualche modo cassate dalla precedente consiliatura. Questa è una delibera estremamente importante proprio perché da parte nostra c'è stata già massima attenzione ai problemi dell'infanzia. Ci fa ben sperare che il cammino intrapreso avrà dei frutti concreti, anche perché aderire al programma denominato Città Amica delle Bambine e dei Bambini, promosso appunto dall'Unicef, rende veramente operativo quello che è stato la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che addirittura risale al 1989. Ora, Roma sarà pienamente attenta ai problemi dei bambini, bambini che spesso salgono agli onori della cronaca per atti di violenza perpetrati nei loro confronti e che non possono raccontare, non lo possono raccontare a qualunque età e magari lo manifestano attraverso il gioco, la mancanza di gioco o attraverso i disegni. Quindi noi vogliamo prestare molta attenzione ai bambini e lo vogliamo fare creando veramente una città a loro misura. Certo, è un sogno che realizzeremo, quello di creare degli spazi solo per loro, temporanei, stabili, momentanei, questo lo vedremo. Comunque sarà attuato e comunque noi faremo in modo che i bambini vengano veramente messi al centro dell'attenzione degli adulti, collaborando con gli adulti stessi, perché i bambini dipendono dagli adulti. Quindi siamo noi, come società, proprio a dover intervenire per creare, per favorire una città a loro misura. I bambini hanno il diritto di vivere uno sviluppo armonico, hanno il diritto di avere dei punti di riferimento concreti, hanno il diritto di vivere all'insegna di valori universali che sono quei valori validi, quei valori che li mettano come centro del mondo, perché il mondo ovviamente è il loro e non è demagogia questa, è una realtà. I bambini hanno diritto a giocare, i bambini hanno diritto a vivere la loro quotidianità in un ambiente che sia a loro misura e a loro consono. Quindi noi il voto del Movimento 5 Stelle sarà ovviamente e in maniera entusiasta un voto positivo, perché inizia un cammino di collaborazione e di realizzazione concreta di quanto l'ONU a suo tempo ha voluto, come dire, elencare, stabilire e di quanto l'Unicef ha voluto ribadire. Quindi noi proveremo, con un pizzico di presunzione, ma la presunzione fa parte anche del gioco politico, ossia cogliere la sfida di creare un ambiente, una città che sia veramente consona alla crescita individuale a cui i piccoli hanno veramente il diritto e a cui noi dobbiamo ovviamente delle risposte. Grazie.